quanta acqua ha a disposizione l'agrumicoltura siciliana? E quest'acqua è sufficiente ai fabbisogni del comparto? Il sistema pubblico di gestione delle acque per l'irrigazione riesce a soddisfare le esigenze delle imprese agrumicole? E qual è la qualità delle acque che vengono utilizzate dalle aziende? Infine, è possibile fare un uso migliore delle risorse idriche e ridurre gli sprechi? Sono queste le domande a cui vuole dare una risposta il progetto Acqua, realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Catania e dal Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. La criticità principale sta evidentemente nella disponibilità di acqua irrigua. Negli ultimi anni in particolare abbiamo avuto delle stagioni alquanto siccitose. Ciò comporta un abbassamento delle falde acquifere, una ridotta capacità di invaso dell'acqua da parte dei consorzi irrigui pubblici, con conseguenti notevoli difficoltà per l'agrumicoltura in senso lato. A questa difficoltà legata alla quantità di acqua disponibile, proprio in parallelo vi è anche un problema di qualità dell'acqua, perché inevitabilmente man mano che si riduce la piovosità si riducono le riserve idriche nel sottosuolo. In molte zone, soprattutto in molti comprensori agrumicoli, si verifica anche un problema di eccessiva salinità, eccessiva concentrazione di sali nell'acqua irrigua, con conseguenze per la coltura che possono essere negative e che spesso lo sono. In totale sono stati raccolti 112 questionari relativi a 112 aziende che coprono grosso modo l'intero territorio siciliano, perlomeno il territorio siciliano interessato da agrumicultura. E l'analisi dei questionari, statistica dei risultati dei questionari, ha consentito di trarre alcune importanti considerazioni. La prima importante considerazione è che vi è una grossa disomogeneità in termini di consumi idrici dichiarati da parte degli imprenditori. Un altro aspetto importante che è stato possibile desumere dal questionario è quello relativo alla disponibilità di invasi aziendali. Più del 20% delle aziende ha infatti dichiarato di avere disponibilità di un invaso a livello aziendale, il che dimostra evidentemente la necessità da parte degli imprenditori di accumulare l'acqua, probabilmente a causa del fatto che le turnazioni da parte del consorzio di bonifica spesso non sono in sincronia con quelle che sono le esigenze agrumicole. Un terzo aspetto importante è quello relativo all'utilizzo di acque non convenzionali. Questo interesse ovviamente dovrà essere coniugato con il fatto che evidentemente l'utilizzo di acque non convenzionali comporta dei costi maggiori legati alla necessità di trattamento delle acque stesse. Tutte le informazioni raccolte in queste attività di mappatura sono confluite all'interno di un WebGIS. Il WebGIS è uno strumento che consente l'immediata localizzazione delle aziende che sono state coinvolte all'interno del progetto e consente altresì l'interrogazione di tutte le informazioni che sono state raccolte relativamente all'azienda. È uno strumento molto importante perché consente con facilità di accedere a tutte le informazioni che sono state raccolte all'interno del progetto. È uno strumento che sarà messo a disposizione agli imprenditori associati del distretto, che potranno utilizzarlo per meglio analizzare quelle che sono le loro pratiche culturali. Attività con il drone sono finalizzate all'acquisizione di mappe multispettrali dalle quali è possibile ricavare degli indici che danno delle indicazioni su quello che è lo stress idrico delle piante. Le attività di rilievo tramite droni sono state condotte in più di 10 aziende distribuite sul territorio siciliano, che differiscono per tipologia di agrume prodotto, per tipologia di impianto di irrigazione ed altre caratteristiche. Da queste immagini è stato possibile, attraverso un'opportuna analisi, calcolare quelli che sono gli indici di stress per le piante, in particolare indici tipo NDVI, GNDVI ed altre tipologie di indici. In totale abbiamo calcolato un totale di 7 indici diversi.
E questi indici cosa ci danno? Ci danno sostanzialmente in una opportuna scala di colore quelle che sono le condizioni di stress a livello della singola pianta. Quindi ci consentono di individuare eventuali situazioni di stress dovuti per esempio a malfunzionamento dell'impianto di irrigazione, potrebbe essere stress dovuto anche ad altre cause, ma sicuramente sono un formidabile strumento di supporto per l'agrumicoltore, in quanto è in grado attraverso questa tecnologia di riuscire a individuare esattamente a livello della singola pianta se ci sono delle situazioni di criticità. Questo è un progetto, secondo me, molto interessante per l'agrumicoltura siciliana, perché per la prima volta è stato fatto un monitoraggio delle aziende del distretto agrumicole di produzione, ma non solo, più di 120 aziende, dove sono stati rilevati diversi dati sull'utilizzo dell'acqua, sulle forme di irrigazione, sulle problematiche, sull'utilizzo di acqua pubblica, privata, pozzi, qualità. L'acqua è sicuramente un problema molto sentito in Sicilia, sugli agrumi ancora di più, perché sono produzioni irrigue. Dalla qualità e dalla quantità dell'acqua dipende spesso la qualità del prodotto. La cosa interessante è andare a vedere che intanto tra azienda e azienda ci sono grandi differenze, ma soprattutto ci sono grandi differenze tra territori e territori. Qual è lo scopo finale? Lo scopo finale è conoscere per intervenire, è conoscere per comprendere come possiamo utilizzare al meglio le risorse idriche, che sono importanti, che devono essere però utilizzate con consapevolezza, non solo per un risparmio della quantità d'acqua, ma anche per un risparmio dei costi. E io credo che è stato fatto un bel lavoro, certamente una buona collaborazione con l'Università degli Studi di Catania, una buona collaborazione anche con il CREA, una bella squadra che si è messa su, abbiamo anche coinvolto diversi giovani agronomi che ci hanno aiutato per il monitoraggio. Io sono molto soddisfatta.